Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo scopriamo per scoprire insieme a voi Deep Sky Derelicts, ovvero il fratello fantascientifico di Darkest Dungeon, per intenderci. Gioco che peraltro devo portarvi con uno scopriamo da tipo 6 mesi. Comunque sì, oggi parliamo di Deep Sky Derelicts, un gioco di ruolo con una forte componente psicologica in cui la gente impazzisce combattendo. Diciamo che è il classico gioco di ruolo a turni con però tante incognite psicologiche, appunto perché i nostri personaggi potrebbero dar di matto in mille modi in qualsiasi momento, per cui potrebbe accadere qualsiasi cosa. No, io ho provato giusto la modalità arena per vedere che tipo di esperienza mi aspettassi in termini puramente di gameplay. Oggi comincio con voi la campagna sperando che sia una cosa degna di nota, per cui vediamo com'è. Purtroppo il italiano non c'è. Io prenderei personaggi a caso, tipo Bruiser, Medic e Scrapper. Sono categorie differenti di personaggi. Ci sono, c'è il leader, c'è lo Scrapper, appunto c'è il Tracker, c'è il Bruiser, il Technician. Insomma, ogni personaggio, ogni classe di personaggio ha delle specializzazioni. Il Bruiser è il più potente come armi, ma è il più basso nel resto. Il leader ha una forte componente mentale, tant'è che lo prenderei. Lo Scrapper recupera materiali. Insomma, C'è tanto da vedere da questo punto di vista. Io andrei su una cosa molto classica, del tipo leader con l'occhio bionico, Bruiser che è tipo un ex operaio che si è prestato a menare le mani per sopravvivenza, e poi lo Scrap che è un po' il furbone della situazione per recuperare materiali che credo ci saranno estremamente utili. Per cui andiamo, nuovo salvataggio, e vediamo come va, perché la campagna mi è molto un'incognita. Vi faccio un sunto poi, Dunque, questo governatore sta dicendo che il mondo è ingiusto e che non deve dircelo certo lui. Essendo un aristocratico, posso solamente immaginare le difficoltà che devi affrontare, e questo è il motivo per cui ti sto offrendo la possibilità di lasciare quella tua vita brutale dietro di te. Davvero? Qual è l'offerta? Oppure dammi semplicemente i dettagli. Vabbè, dici qual è l'offerta. Qual è l'offerta? Qual è? Voglio trovare la tanto chiacchierata nave madre e metterla in sicurezza. Come premio ti offro una cittadinanza galattica completa. Questa mothership è solamente un mito. Vabbè, ho sentito abbastanza. Voglio andare, va benissimo. Torna da me non appena trovi le informazioni sulla nave madre, dimostrati degno e ti darò un permesso di lavoro più ampio. Se riesci a trovare e mettere in sicurezza la nave madre, la cittadinanza sarà tua. Ma ricordati, non sei l'unico a cui ho dato questa offerta. Agisci rapidamente, scavenger. Va bene, vado, sono pronto. Il tratto bellissimo di questo gioco è la narrazione a fumetto, che è meravigliosa. Dunque, questa è la stazione in cui possiamo prepararci per le nostre missioni. Cerchiamo, possiamo vedere qua al posto dei mercenari per vedere se ci sono dei contratti. Dunque, qui è il luogo in cui possiamo guadagnare soldi, fondamentalmente, facendo una serie di cose secondarie. Io direi che quella più costosa. Dunque, stiamo cercando personale abile nel combattimento per aiutarci a mettere in sicurezza un raro uovo di Mawworm per scopi di ricerca. Un Mawworm è stato visto da uno dei nostri biologi a bordo del delitto del Batur. Contattare il biologo vicino alla zona di atterraggio del derelitto Batur per maggiori dettagli. Io accetterei. Poi, qua stanno cercando tre modelli intatti, tre modelli di robot janitor, quindi del... vabbè, accetto. E qua stiamo, bisogna cercare questo Hansel Jolas.
Vabbè, io direi che vanno bene due contratti per adesso, così capiamo un attimino di che morte bisogna morire. Qua si vendono e si acquistano cose, qui ci si cura, qui c'è la Station Hall che non ho idea di che cosa sia. Andiamo a vedere che c'è. Allora, sarò il tuo pilota per oggi, per favore mostrami il tuo biglietto, scegli una destinazione e andiamo. Andiamo al Batur. Andiamo al Batur. Io andrei al Batur. Vado. Anche se tre. Ma sì, ma andiamo al Batur. Vado. Non mi fermerà nessuno. La premessa è interessante. La gente sclererà nell'arco di un nanosecondo. Ok, ci siamo. Tornate qui e contattatemi quando siete pronti per andare e tornare alla base. State al sicuro. Dobbiamo cercare controllare il PDA per sapere dove andare. Allora, apriamo il PDA che è ovviamente sotto di me. Dunque, dobbiamo analizzare la zona. Abbiamo 100 punti spostamento, quanto mi pare di capire. E vediamo. Sì, 100 punti spostamento. Si sposta. Scannerizzare ci costa 5 punti. Ah, questa è la riserva di energia. Già c'ho l'ansia. Non c'è una mazza qua. Scusate, dov'è che... Cavi, dai. Dobbiamo trovare questo Batur. E allora andiamo a cercare il Batur. Ah, beh. Piccola. Cavi, dai. Io la fase esplorativa non l'ho minimamente provata, poi. Quel poco che ho visto era solamente il gameplay. Una sorta di orda... Ah, ecco, i primi nemici. No. Possiamo controllare. Dunque, abbiamo trovato una cella di energia. Bene. Prendiamo tutto. E si va? Che cosa... Ah, no, si continua, ok. Aia. Ecco, allora qui dobbiamo combattere i famosi Janitor. Dunque, la fase di combattimento è un po' più complicata, perché è a turni, come vi dicevo, ma le stiamo prendendo, sembrerebbe. Vabbè, abbiamo ancora parecchia energia. Mazza che botta. Dunque, tocca a noi. Allora, compliment, che... Dunque, il bersaglio pesca una carta e guadagna il 20% di danni in più per due turni. Oppure abbiamo ricarica autonoma che ripristina il 50% degli scudi. Oppure abbiamo nient'altro. Questo qua ce l'hanno disattivato dal colpo subito prima, perché abbiamo un malus. E allora aumentiamo i danni del bruiser. Poi Rod è confuso. Bene, sono contento Rod. Cominciamo bene. Silisen si chiama il bruiser. Allora, attacco provocatorio, ricarica autonoma, questo abbassa di 5 punti l'iniziativa del bersaglio per due turni, questo invece 7 punti, questo invece individua vulnerabilità, abbassa la resistenza del bersaglio del 33% per due turni. E non si accumula, vabbè, io direi di abbassare l'iniziativa di questo. Così forse... Stocchio antico si accolla un attimino, devo dire di sì. C'ha un che di particolarmente accollo. Anche perché... Dunque, questo 65% di danni... Per colpo spara due colpi, quindi non fa una mazza praticamente. Vabbè, non ho grandi alternative. Io direi di andare sempre su questo, perché
Non ho fatto niente praticamente. Colpo pesante. Niente, andrei avanti con i colpi pesanti. Finché non viene giù questo. Il nostro Silisense. Questo fa anche la provocazione sul nemico, per cui andiamo. Che potrebbe servire ad attirare su di lui, che è il più potente. Ha finito l'energia. Bene. Dello scudo. Io non vorrei che ci rimanesse subito. 9 punti danno. La vedo. La inizio a vedere un attimino male. Tipo tanto. Allora, intanto insistiamo. Rod, caro il mio Rod, spara 3 colpi. Dunque, abbassiamo l'iniziativa del bersaglio. Sarebbe veramente amaro perdere subito. Allora, ricarichiamo gli scudi, perché sennò finisce tipo malissimo. Santo cielo, però. Niente, ci sta per rimanere. Colpo critico. È tosto il gioco, Il gioco è veramente tosto. Se pensate che questo è il primo scontro che becchiamo. Non lasciarci. Ma perché tutti sti danni? Stiamo per perdere anche l'altro. Allora, Rod converrebbe ricaricarsi. E Silisense è confuso e decide autonomamente di farsi gli affaracci suoi. Vabbè, sei morto, fa piacere. Salvo colpi di scena, abbiamo perso il Bruiser. E non credo che sia bello come debutto. Mamma mia, meno male che hanno preso di punta lui. È morto! Bene! Vabbè, ma non abbiamo speranza non c'è modo. Ah, è morto anche Tizio, il Bruiser. Bene, io sono completamente devastato da quello che sta per accadere. Non ho grande speranza. Diciamo che il gioco me l'aspettavo un filino più gestibile. È un attimino pesantino sotto il profilo della difficoltà. E se consideriamo appunto che questo dovrebbe essere il primo combattimento, per cui anche quello abbastanza abbordabile. Credo di aver sbagliato qualcosa nell'impostazione della partita. Nel senso, sono andato in una zona troppo forte per il mio livello attuale, perché non si spiega. Non posso manco fare niente. Prima era confuso, per cui ha scelto autonomamente il da farsi. Lo stanno picchiando fortemente e non sono più confuso. Ma non posso fare niente, se non il single strike, che serve a una cippa, come si suol dire. Per cui assistiamo alla triste morte del nostro personaggio, che sta per lasciarci. Fra 3, 2, 1 ed è morto. Bene, game over. È stato dannatamente rapido e dannatamente violento, spietato e intenso. Per cui direi che per adesso forse è il caso di capire un attimino come gestire il tutto. Sì, forse è il caso di fare ciò. Come avete visto, insomma, è un gioco fortemente legato a quello che è il gameplay. Ad oggi non c'è ancora una storia particolarmente d'impatto, perché comunque è tutto attraverso testi, sì, molto belli come contorno, ma non trasmettono grandi emozioni, perché appunto non c'è un doppiaggio, non ci sono grandi variazioni tonali, sono appunto questa musica abbastanza ambient che ci accompagna. Gioco particolare rispetto a Darkest Dungeon, avendo potuto fare il confronto, e credo a questo punto che pubblicherò Darkest Dungeon anche a breve, nonostante sia stato registrato tipo appunto un anno fa. Non ho mai avuto tempo di pubblicarlo, non chiedetemi perché, ma o per motivo o per altro ho sempre rimandato. Comunque sì, appunto, avendo fatto un confronto fra questi due giochi, ci sono similitudini a livello di ritmo, a livello di gameplay, perché appunto hanno una progressione simile. Però posso dirvi che ad oggi, fermo restando che Deep Sky Derelict sta ancora in sviluppo, per cui migliorerà nel corso del tempo, ad oggi trovo che Darkest Dungeon sia molto più coinvolgente. Hanno curato un po' meglio quello che è il contorno, però devo dire che qui il potenziale per fare qualcosa di speciale c'è.
Bisogna vedere se sapranno sfruttarlo. Le basi sono ottime, il gioco sembra estremamente impegnativo, quindi credo che le soddisfazioni saranno altrettanto grandi nel momento in cui si dovesse riuscire a capire come vincere, cosa che io non ho fatto, ma appunto semmai in questi giorni cercherò di capire un po' meglio. Intanto io vi lascio il sondaggio in alto a destra affinché possiate farmi sapere se volete rivederlo oppure no sul canale, e cosa ancora più importante, il link alla pagina Steam del gioco in descrizione affinché possiate giocarla anche voi qualora lo vogliate. Detto ciò, aspetto di sapere cosa ne pensate. Se avete dritte, chiaramente fatemelo sapere in un commento, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.